fantastico è un genere artistico e letterario che colpisce direttamente l'immaginazione. È basato sulla totale assenza del piano di esperienza, cioè tutto ciò che si è accumulato nella storia personale e collettiva non esiste. Fantastico è dunque un avvicinarsi assai pericoloso al sacro. Non è dunque una possibilità di riconoscere le profondità, gli abissi del reale, nel senso di restituirli con molta semplicità o con durezza nella rappresentazione artistica o letteraria, ma è proprio è caderci dentro questi abissi. Il fantastico ha, come dire, un principio di rottura del reale, distruzione. Il passaggio tra reale e irreale è una frattura di ciò che è domestico. Al contrario, nella religione e nella fede, nella morale cattolica, il reale non scompare, è sempre presente, custodito e assicurato dalla Chiesa Madre e dunque ci si può soltanto, come dire, spaziare con piacere dalla Chiesa Madre e dunque ci si può soltanto, come dire, spaziare con piacere, con senso di divertimento, anche di allegria. Alla radice del fantastico ho trovato l'eccentrico. Ho trovato cioè ciò che viene inizialmente considerato come marginale, subalterno, basso, rispetto a ciò che è alto e che ha la sua connotazione geograficamente, burocraticamente avallata dalle varie culture europee e extraeuropee, ma che in seguito mette in crisi l'intero sistema artistico e letterario, perché è di lì, dall'eccentrico, che si può raccogliere il senso radicale, essenziale della soggettività per tutti.